Mancuso, Leo si è messo una bella palla perché mi ha visto che mi sono sganciato sul secondo palo, poi Romagnoli l'ha spizzata, io non ho più visto la palla, ho sentito che è sbattuta dietro la mia schiena, cioè è sbattuta alle mie spalle, mi sono girato e fortunatamente mi sono trovato lì perché l'attaccante viviamo anche di questo. Gaetano, in quella corsa verso la curva sud dove si trovavano i 250 tifosi del Pescara c'era tutta la rabbia positiva di un giocatore che per quasi 270 minuti è stato in panchina, volevi giocare dall'inizio come tutti, sei riuscito a trovare questo gol, hai scaricato tutta la tensione. Sì, diciamo che la squadra secondo me è forte, abbiamo tutti il doppio ruolo, che i giocatori sono validissimi, in panchina c'era pure Capone, poi Andrea Cocco la scorsa partita ha fatto bene, ma gli dava di una nuova chance perché l'attaccante quando segna è giusto che magari debba giocare di nuovo perché si deve magari riconfermare, poi è stato bravo, quindi alla fine aspetto il mio turno e poi quella corsa verso la tribuna, verso i tifosi perché hanno fatto tantissimi chilometri come abbiamo fatto anche noi ieri, quindi li capisco perché sono venuti qua, hanno sempre cantato per noi e quindi meritavo questa cosa perché volevo farmi anche conoscere, perché nonostante avessi giocato anche in Abruzzo a Lanciano voglio far capire che ovunque vado poi io ci metto il cuore e la maglia che indosso. Bonachello, tu sai bene che nel calcio si vive spesso di frasi fatte e di luoghi comuni, oggi i titoli dei giochi sui giornali saranno Bonachello, Cocco, gerarchie ribaltate. No, non credo, nel senso che sì, magari quando l'attaccante segna uno è più forte dell'altro, ma non è così. La cosa più bella è vedere la squadra che reagisce anche cambiando modulo, siamo messi a due punti, io e Mancuso abbiamo fatto abbastanza bene, quindi per me è una risposta positiva che ha avuto il mister, perché chiunque viene chiamato in causa dà sempre una risposta positiva. Lo hai detto proprio tu qualche istante fa, con due punte in avanti nell'ultima parte di gara siete riusciti a costruire le azioni più pericolose, questo cosa vuol dire? No, penso che ci siamo messi a attaccare di più, abbiamo messo le due punte come è successo anche a Cremona che con lo stesso Mancuso che aveva fatto con lui, eravamo messi anche a due punte, vuol dire che alla fine abbiamo rischiato il tutto per tutto, poi si perdono un po' i meccanismi, quindi magari ci troviamo con due punte, con gli esterni larghi, con Memusciai che si allargava anche lui e siamo riusciti a pareggiare, fortunatamente questa squadra ha dimostrato che non molla mai e per me un punto qua vuol dire tanto perché l'importante è sempre non perdere, perché è un campo ostico.